Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Dolandred. Come vedete siamo ritornati con Europa Universalis 4. L'ultima volta ci siamo fermati che siamo entrati in guerra contro Austria, Ungheria e Bosnia. Quindi una guerra molto difficile da combattere, visto che comunque Bohemia già sta perdendo, non ha uomini. E a quanto pare siamo gli suoi unici alleati che sono venuti in guerra. Credo, non so, ora vediamo un attimo. Eh sì, infatti siamo gli unici ad essere venuti. A parte questo, ho notato che Castiglia è stata leggermente distrutta da Granada e non so da chi, altra guerra è stata sconfitta, che è stata liberata. Leon, Galicia e Granada è diventata più grande a quanto pare. Per adesso ho visto anche solo queste cose in particolare, poi non ho notato nulla di diverso dal solito, a parte Castiglia che è venuta sconfitta da tutti, insomma, da come si è capito. Comunque, torniamo a noi in questa guerra. E cerchiamo di giocarla a velocità 3 perché comunque la guerra è dura e mi serve un bel po' di tempo per gestire la situazione. Ah, io so solo che loro hanno 31.000 unità. Io vedo solo quel piccolo esercito. Dobbiamo prenderli in battaglia nelle zone dove ci sono le montagne enormi. È l'unica cosa che possiamo fare per vincere questa guerra. Quindi andiamo ad assaltare questo territorio. O San Tirol, che sarebbe... Ok, iniziamo a saltare questo villaggio e aspettiamo il nemico, i suoi movimenti, perché credo che sia impossibile combattere noi in attacco, visto che siamo in svantaggio numerico. Dobbiamo aspettare che il nemico faccia un errore, ovvero quello di attaccarci con i suoi uomini nei territori svantaggiosi. Io direi di avanzare verso Tirol per adesso e vediamo cosa succede. L'unica alternativa, ragazzi, non so cosa fare in questo momento. Ah, poi mi ha recuperato un po' di uomini, quindi in teoria si potrebbe fare qualcosina. Ma non so se io posso. Non posso passare perché c'è il castello di dell'Austria qui. Quindi devo prima conquistare quel forte, mi sa. Vediamo un po'. Io cerco di accumulare un po' di punti per il nostro alleato, almeno per adesso. Vedo che si sta spostando non so dove. Se non mi sbaglio, Ungheria è in guerra contro anche gli ottomani. E infatti, quindi abbiamo anche questo vantaggio, che l'esercito degli ungheresi è abbastanza occupato in questa guerra. Noi cerchiamo di avanzare con calma e non andare in panico. E comunque questa guerra è difficile e potremmo perdere moltissime cose. Quindi speriamo che... Oh cavolo, 40.000 unità contro Boemia. Questo è uno svantaggio per noi. Vediamo se Boema riesce a ammazzare molte truppe e darci il vantaggio a noi alla difesa, ma non credo che resisterà a lungo. Io da lì non posso arrivarci, purtroppo. E ci metterei anche tantissimo tempo. Allora, io direi di fare una cosa, è rimasta l'unica alternativa. Andiamo a territorio svantaggioso, ok. Quindi, in teoria, se andiamo qui avremo un vantaggio netto, spero. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, ma mi sa che Boema sta solo sacrificando le unità quando poteva scendere verso di me e muoverci insieme. Non l'ho fatto. L'unica alternativa è aspettare degli errori da parte del nostro nemico, perché la guerra è svantaggiosa per noi. L'unica cosa vantaggiosa in teoria è che gli ottomani stanno combattendo contro Ungheria. Vediamo un po' come va a finire questa situazione. Ecco, le unità sono 35.000 in teoria, con Austria, Ungheria e tutti quanti. La cosa che è strana è che è pure l'imperatore austro, ha così poche truppe. Speriamo di fare qualcosa. Bohemia continua a sacrificare i suoi uomini a caso. Non riesco a capire perché il computer, quando è nella mia squadra, faccia cazzate mentre io devo fare sempre le cose da solo. Che il bello della guerra non è nemmeno mia, quindi ancora più brutta questa cosa. Vediamo un po'. Questa guerra non ci voleva proprio farmi entrare così a caso. Dai, speriamo bene. Oh
Non so che dire, cioè, continuo a vedere Boemia sacrificare i suoi uomini a caso. Non capisco questo senso. Io continuo a fare. Continuo a giocarla così. Ok, prendiamo anche. Speriamo che prendiamo qualche nave, così ci risparmiamo qualche soldino. No, abbiamo solo distrutto tutta la flotta, ok. No, 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 no. Boemia, cosa cazzo stai facendo ancora? Cioè, non riesci a organizzare un esercito e combattere, porco Giuda. Cioè, ci sta solo mettendo in difficoltà. Dai, ce la potete fare questa battaglia. Se vincono questa battaglia, forse abbiamo qualche possibilità di avere dei soldati di Boemia nel nostro esercito. E vince Boemia, forse? Dai, cavolo, sono. Dai, ce la potete fare prima che arrivano quelli. Ok, ce l'ha. No, ha perso la battaglia. Ok, come mi aspettavo, insomma. No, ho perso anche uno di stabilità, porco Giuda. Palle, allora, andiamo a aumentare la stabilità. Abbiamo speso tanti punti ora. Poi la tecnologia almeno sono messo bene. Poi non mi ricordo l'idea che ho scelto. Ancora non posso scegliere, vero? Che sono indietro con quella tecnologia. Ok, gli ottomani si sono presi tutta la Serbia. Ok, perfetto. Quindi non ci sono più gli ottomani ad aiutarci. Boemia, scendi quelle cazzo di truppe nella mia posizione, porco Giuda. Ok. Ho paura che attualmente potrebbe venire verso di me. No, continua ad andare contro Boemia, vabbè, giusto così. Davvero ha dichiarato guerra. Ah, ok, no. Ha dichiarato guerra a un suo alleato. Siamo nella totale merda, insomma. Nella totale merda assoluta. Io cercherò di prendere i territori che. Ah, ok, è finita la guerra fortunatamente. Ok, perfetto. Quindi non abbiamo più l'Austria contro. Questo è un vantaggio adesso. Io posso rompere il culo Ungheria tranquillamente, perché ho più truppe di Ungheria. Quindi perfetto, perfetto. Ho accumulato i giusti punti Warscore contro l'Austria, quindi per farla arrendere. Meno male che ho fatto io le cose giuste e sconfiggere l'Austria è stato abbastanza facile. Visto che comunque aveva troppe guerre, forse. No, aveva solo me, però ho trovato lo svantaggio. Ok, perfetto. Andiamo a conquistare Lika. E spero che l'Ungheria almeno Lika me la dà. Almeno questo territorio lo voglio. Anzi, credo che farò pace separata, non me ne fotte un cavolo. Guardo me stesso e prendo ciò che voglio. Ok, da come ho capito, ora abbiamo il netto vantaggio. Speriamo bene. Lika, mi dai vantaggio terreno? Ok, sì, perfetto. Che vantaggio dà? Questa è una pianura, ragazzi. Questo dà molto svantaggio per le nostre truppe. Ok, stiamo battendo le navi ungherese. Cerchiamo di avanzare in modo calmo, senza fare suicidi. Che abbiamo sconfitta anche tutta la flotta ungherese. Ragazzi, questa guerra è interessante, non mi aspettavo di sconfiggere l'Austria così facilmente. Cioè, non ha lanciato un soldato contro di me. Ungheria, che cazzo fa? Porco Giuda. Madò, queste cose da pazzo che fa. Non c'è nemmeno tanto manpower. L'unica cosa, siamo in guerra anche contro Bosnia, quindi credo sia giusto attaccare Bosnia adesso. Perché così togliamo un altro nemico dalla nostra guerra. Visto che se conquistate tutti i castelli, eliminate le sue truppe, prendete i suoi territori, comunque tende a lasciare l'alleanza con l'Ungheria. Cioè, nel senso che si arrende dalla guerra e fa pace separata, senza rimanere in guerra ancora contro di noi. Vabbè, noi in teoria adesso avanziamo, però è giusto che sia così, che comunque se ti conquista tutto non puoi fare nulla, devi per forza surrendare, infatti anche se tu,
non vuoi, ti rifiuti di fare pace, perdi stabilità. Quindi in teoria devi per forza arrenderti, visto che comunque hai perso tutti i territori, non puoi fare nulla, non ha senso continuare la guerra. Cioè, sei stata sconfitta del tutto. Allora, ora attacchiamo a Bosnia, cerchiamo di prendere Bosnia. E sperare che il nemico continui a perdere soldati così, perché sta perdendo di tantissimo attualmente. Io direi di iniziare a separare i nostri uomini. E uno di mandarlo qui. Conquistiamo tutti i territori mentre il nemico. Noi assaltiamo il castello qui, ovviamente. E noi andiamo a eliminare tutte le truppe che continuano a fare Bosnia, visto che non ha più uomini. Continuiamo ad assaltare. Conquistiamo tutto. Allora, vedo che Boemia ormai si è ripresa, quindi la guerra facilmente la vinciamo. Prima sarà molto, ancora un po' lunga questa guerra, ragazzi, mi spiace, però. Cioè, non spiace, no, non credo, perché comunque il tempo va avanti e continuiamo le nostre battaglie. Vai, vai, Boemia. Ci ha mandato in guerra senza che noi volevamo contro paesi potenti. Ringraziami che ti ho sconfitto Austria, che se no la guerra sarebbe persa al 100%, porco Giuda. L'unica cosa positiva è che poi mi ha sciolto alleanza con Ungheria. Quindi questa è una cosa positiva per noi. Se andiamo in guerra contro Austria di nuovo, non abbiamo Ungheria contro. Bene, perfetto. Cioè, l'unica cosa che sono rimasto soddisfatto è che siamo riusciti a prendere Forte di Mantova. Quindi siamo in netto vantaggio. Comunque abbiamo accumulato tantissimi soldi. Io direi di iniziare a costruire. Ok, ha accettato la pace Ungheria. Cioè, non, alla fine è stato. Ed è anche inter. Ma imbecille! Ci ho speso tantissimo manpower per niente. Ah, come devo fare, come devo fare. Allora, non mi ricordo quanti anni ha questo. Quanti anni ha Ottaviano. Direi di rimanerlo ancora, che aumentiamo moltissimo. No, aspettate. No, sì, va bene, va bene. Questa sarà l'ultima volta che continueremo ad avere Ottaviano, insomma. Oh, volevo vedere un attimo se è ancora garantito. Sì, è ancora garantito. Ma io non posso attaccarlo più, giusto a questo? Infatti sono in tregua, anche se ho. Avevo i casus belli. No, ancora i casus belli. Allora, rimaniamo gli uomini lì. Allora, dobbiamo un attimo costruire. Aumentiamo un po' la velocità, visto che siamo fermi. Direi di iniziare a costruire nei territori. Però mi costa di più perché ho qualcosa alta, sì. Oh mio Dio, c'è una tantissima. Scendiamo un bel po'. Ok, perfetto. Almeno costano di meno le strutture. E infatti. Ok. Oh, perdiamo il potere diplomatico. Mi sembra che è la cosa più conveniente. Ok, sto costruendo perché grazie alla chiesa le tasse aumentano. Quindi prendiamo molto di più di soldi. In teoria riusciamo ad arrivare quasi a. Abbiamo detto qui 35, 20, 20, 20, 20, 35. Riusciamo a superare 1,5. Cioè prendiamo 1,5 di ducato in più. Ed è tantissimo, ragazzi, eh. Non sottovalutate questa cosa. Le strutture sono molto importanti in questo gioco. Ok, stiamo facendo tantissime strutture. Allora, la religione ovviamente non conviene cambiarla, ormai quello c'è e quello non si toglie, perché ci vuole tantissimo tempo per eliminare la religione ortodossa, che alla fine è sempre cristiana. Ragazzi, c'è morto anche il generale adesso, quindi siamo un po' rovinati, tra virgolette. Allora, perché spenderemo altri punti per fare un nuovo generale? Speriamo che un generale buono. Dai, dai. Non l'ho visto perché mi ha tolto 1-1-3. Che schifo, un altro generale di merda. Ma abbiamo fortuna in questi giorni. Ma se la dichiaro guerra entra gli ottomani? Sì, gli ottomani entrano, porco Giuda. Allora, l'Italia è ancora nel Sacro Romano Impero. Mi rende difficile espandermi. Vabbè, però adesso però abbiamo preso Rodi, abbiamo annesso il nostro vassallo.
E abbiamo anche conquistato Mantova, quindi più o meno siamo messi bene. L'unica cosa che devo vedere. Ok, mi sta bene questa cosa. L'unica cosa che devo vedere è se abbiamo ancora meno. Ok, sì, abbiamo ancora meno 3. Quindi non possiamo annettere Corfu per adesso. Ok, mettiamo la tecnologia della tecnologia diplomatica. E siamo andati molto avanti con la tecnologia diplomatica. A differenza. Quella amministrativa che è rimasta abbastanza indietro. Infatti vorrei aumentarla più presto possibile. Che così sblocchiamo la nostra prima idea. Tra poco sblocchiamo anche la tecnologia militare, quindi siamo in tecnologia molto avanzata. A me l'unica cosa che non mi è piaciuto è che Boemia si è arresa e ha dato territorio a Ungheria. Cioè non ha senso per niente. Quando la guerra si poteva vincere tranquillamente. Allora, ok, sì, mi sta bene questo. Aumenta le difese dei nostri forti. Che poi abbiamo un forte a Rodi, se ben ricordate. Uno a Dalmazia, uno a Treviso, uno a Venezia e uno a Mantova. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4 forti. E 5 con quello di Venezia, che però è piccolino. Cioè sarebbe per la capitale, per questo ho 1. Allora, noi abbiamo un massimo di flotta 29. Ok, metti, va bene. Stiamo avendo tantissimi bonus, ragazzi. Ci conviene. Infatti, da 5 a 12, se ricordate bene, ragazzi, prendiamo 6.90. Quindi è tantissimo. Non è poco. Adesso possiamo anche diminuire la manutenzione dei uomini e delle navi. Così prendiamo più soldi. Visto che non siamo in guerra attualmente. Quindi abbiamo rischio di rivolte, 3 rischio di rivolte. Siamo un po' svantaggiati a causa di delle nostre isole che credono all'ortodosso. Ormai, se ben risaputo, il cattolicesimo in passato era quello che non aveva tolleranza per niente e massacrava tutti. Almeno a differenza dei sunniti e un po' degli ortodossi. Ok, allora. Io vi dico che attualmente siamo messi bene, non siamo messi male, anzi, abbiamo un esercito molto forte. L'unica cosa che è brutta, non possiamo espanderci a causa dei svantaggi no, territoriali, ma a causa dell'impero. Perché attaccando comunque un paese dell'impero, noi attacchiamo in teoria l'impero, quindi attacchiamo l'Austria. Se io voglio dichiarare guerra a Ferrara, viene Ungheria, l'Austria contro di noi. Quindi è molto difficile giocare Venezia. Ok, sono passati tanti anni. Io direi adesso di prendere un altro doge, perché abbiamo la Repubblica tradizionale abbastanza bassa. Poi ha 46 anni, quindi in teoria non ci conviene spendere altri punti, potrebbe morire da un momento all'altro. Allora, adesso vediamo quanti anni ha, 58, quindi no, i prossimi 4 anni non converrà aumentare il suo potere. La parte difficile è che abbiamo. Ah, ok, si è tolto l'annessione. Ok, possiamo annettere anche l'altro paese. Cosa è successo qui? Diminuiamo il potere, l'opinione con gli ottomani, non è che abbiamo opinioni alte con quel paese. Direi questa qui, tanto non possiamo fare casus belli perché è inutile. Allora, ragazzi, cosa si fa adesso? Ora, dopo che abbiamo cambiato il dog, quindi abbiamo Antonio Morosini, il nostro nuovo dog, deve passare in cose nuove, ovvero cosa? Attualmente noi, i prossimi 4 anni, cambieremo il nostro dog, visto che è vecchiotto. Non c'è bisogno di aumentare il suo potere. Per il resto, ora dobbiamo annettere Corfù. Siamo arrivati al momento di annettere anche questo vassallo, in teoria. Visto che comunque non serve un cavolo. Questi vassalli qui, buttati così a minchia. A parte che ci prendono un'alleanza, quindi in teoria a me conviene annetterlo più velocemente possibile. Infatti lo faremo adesso. Poi, mentre miglioriamo le relazioni con Corfu e siamo a rischio di rivolte,
Direi di diminuire un attimo la velocità, spostare i nostri uomini a Mantova. Però ovviamente non possiamo farlo, quindi chiediamo un attimo il passaggio a questo. No, non accetta, porco Giuda. Quindi non possiamo, dobbiamo per forza dividere le unità. Ok, vediamo un attimo le unità, che palle questa cosa. Ungheria ci odia malissimo. Ovviamente è anche ovvia la cosa, visto che in teoria io avrei vinto contro Ungheria, ma Boemia non so perché abbia fatto pace, anche se stavo per togliergli anche Bosnia dalla guerra. Però va bene, cioè, ma io ho perso fiducia per il computer nelle sue guerre a caso. Ah, abbiamo anche il rischio di rivolte in Grecia. Però qui o vado lì o vado di là. Quindi ora per adesso combatteremo contro le rivolte di Mantova e poi vediamo come gestire quello di quella della Grecia. Ok, le truppe sono qui. Ora dobbiamo aspettare solo che nasca la rivolta. Andiamo un attimo a Mantova. Ecco, me la sono... Ok, è quella di Rodi. Porco Giuda, Rodi ha rotto proprio le palle. Insomma, che facciamo? Qui dobbiamo dividere le truppe per forza. A quella fa il generale. Ok, ok, no. No, è vero, io c'avevo il morale basso. Mi sono dimenticato. Ah, porco Giuda. Non so se riusciamo a vincere questa battaglia. Mi sono dimenticato di aumentare il morale. Questo è un errore stupido. E poi le truppe me le manda a Dalmazia. Non ha senso quando non potevano passare 21.000 in una nave. Porco Giuda, porco. Che perdita di tempo queste cose. Ok, infatti me l'ha fatto passare solo uno. Ok, perfetto. Mi sono dimenticato di aumentare il morale. Distrazione. Allora, prendiamo le nostre truppe e mandiamole a Verona. Andiamo un attimo a sconfiggere le truppe di Mantova, cioè i separatisti. E poi andiamo in Grecia. Ok, Ungheria è andata in guerra contro Polonia, perfetto. Buona a sapersi. Chi mi ha chiamato in guerra? Francia contro Milano. Ok, ragazzi, questa è un'altra guerra enorme, insomma. E il tempo è anche scaduto, credo di aver registrato tantissimo tempo. E questa è una guerra molto dura, ragazzi, contro Milano, che confina con me, ho rivolte sia in Grecia che qui, quindi siamo un po' rovinati. Cosa fare qui adesso, ragazzi? Nel prossimo episodio si combatterà contro Borgogna, Britannia, Brabant, Flanders, Olanda e Milano. Quindi sarà una guerra veramente dura questa qui, perché abbiamo Francia che sarà occupata totalmente contro Borgogna e Britannia e i suoi vassalli, e i vassalli di Borgogna. Io sarò impegnatissimo contro Milano, quindi la guerra è molto dura. Noi iniziamo a mettere accetta e questa guerra sarà difficile. Ah, Milano non è venuta in guerra? Ah, benissimo, quindi Milano non viene in guerra. Possiamo togliere un attimo le rivolte e aiutare Francia. Ok, perfetto, ragazzi, Milano non è venuta. Però ragazzi, nel prossimo episodio avremo un'altra grande guerra, a parte quella fatta con Austria-Ungheria. Questa qui sarà molto più difficile probabilmente, perché Boemia ha tantissimi uomini come la Francia. Poi c'è anche Britannia che è il suo alleato e la aiuterà, che ha anche comunque lui 9.000 uomini. E siamo un po' in difficoltà, almeno io mi trovo in difficoltà con le rivolte. E poi devo andare ad aiutare la Francia. Sto perdendo tantissimo un power, però vabbè, non fa niente. Comunque aiutare gli alleati aumenterà il rispetto. Comunque ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!